si è tenuto a Palazzo Lascaris, su iniziativa del Comitato dei Diritti Umani, il seminario Scuola e Resistenza alle Estremizzazioni Religiose, al quale hanno partecipato studenti e docenti per promuovere la prevenzione del terrorismo. Durante il convegno, al quale ha portato i saluti in un video il vice ministro agli affari esteri, sono stati premiati i lavori multimediali presentati dai giovani degli istituti superiori dell'area metropolitana di Torino. L'iniziativa che stiamo svolgendo oggi conclude un percorso che è stato sostenuto dal Consiglio regionale del Piemonte e dal Comitato per i diritti umani e che ha portato una serie di storie e ha raccolto anche delle storie all'interno delle scuole torinesi. L'obiettivo è quello di contrastare i fenomeni di radicalizzazione violenta e di terrorismo prevenendoli e non curandoli una volta che si sono manifestati. Rimane il fatto che, partiti con il piede migliore, è nostra intenzione proseguire nel corso dei prossimi anni scolastici con il contributo delle istituzioni. Questa iniziativa rivolta alle scuole secondarie dell'area metropolitana di Torino si inquadra in un contesto di politiche europee che da anni si sono impegnate nella prevenzione della radicalizzazione violenta, che è un fenomeno che riguarda, come noto, tutta l'Europa e che cercano di incidere alle radici del fenomeno terroristico, rafforzando il pensiero critico dei giovani di fronte alla propaganda, di fronte alla cattiva informazione, di fronte ai messaggi che circolano per la rete web. E quindi questo intervento era mirato a discutere di migrazione, Islam, terrorismo, proprio per renderli edotti e chiarirgli una serie di concetti che rischiano di essere confusi nel dibattito pubblico.